Giornate del 2 e 3 giugno del 1946 si tenne in Italia il referendum per scegliere la forma istituzionale dello Stato tra Repubblica e Monarchia. Il referendum fu a suffragio universale e per la prima volta in Italia anche le donne furono chiamate ad esprimere la propria preferenza. Il 2 giugno gli elettori hanno scelto la Repubblica e hanno eletto i componenti dell'Assemblea Costituente, tra cui erano presenti anche 21 donne, e a loro fu affidato il compito di redigere la nuova Costituzione. Anche quest'anno doniamo ai giovani che hanno da poco compiuto 18 anni una copia della Carta Costituzionale, per ricordare loro che essa rappresenta la legge fondamentale dello Stato italiano. Sebbene la mancanza di socialità e il venir meno della quotidianità non abbiano risparmiato nessuno, una particolare manifestazione di solidarietà va agli uomini e alle donne di tutte le età che a causa della pandemia hanno visto sconvolto la loro vita, perdendo affetti e in molti casi anche il lavoro. La prima cosa che dobbiamo occuparci tutti è dare lavoro ai nostri giovani, perché è la prima emergenza che dobbiamo affrontare. Questo in effetti per noi è un momento sempre sentito, perché l'amministrazione comunale intende fare dono ai giovani cittadini che hanno compiuto 18 anni della Carta Costituzionale per crescere e consolidare quelli che sono i principi di una sana coscienza civica. Ma quest'anno comunque è una ricorrenza molto particolare, perché l'anniversario della nostra Repubblica ricorre in un periodo storico che definirei unico nella storia della nostra Repubblica, perché mai prima d'ora i principi sanciti della Costituzione sono stati limitati da quella che è stata un'emergenza sanitaria e che ha visto limitazioni a diritti come per esempio quello della circolazione, della riunione. È per questo che questa Costituzione che doniamo ai giovani simbolicamente la doniamo a ciascuno di noi, perché in essa noi dobbiamo risentire quei principi che erano dei nostri padri costituenti, cioè quel principio di credere in un futuro migliore, di alimentare una speranza, perché questi sono i principi che hanno delineato tutta la nostra Repubblica. In questo momento ringrazio tutte le associazioni di volontariato che sono presenti, ma oggi diamo un riconoscimento particolare per l'attività che hanno fatto in questi 14 mesi di pandemia alla nostra protezione civile, che non è sempre poco dire grazie. Un lavoro straordinario, una tarda semplicemente per dire a nome della comunità noi vi ringraziamo per quello che fate. Ho voluto fortemente quest'anno avere con noi la Croce Rossa del comparto di Maddaloni. Come tutti voi sapete, ci hanno dato una mano nella crisi sanitaria molto importante. Noi con loro abbiamo potuto settimanalmente effettuare lo screening sulla popolazione, in particolare quella scolastica, poi nella intera popolazione, e addirittura poi di sabato ci siamo organizzati per fare lo screening ai giovani. La comunità, non solo il sindaco, l'amministrazione e il consiglio comunale, ha molto apprezzato il lavoro, la vostra professionalità in questo momento di difficoltà.